Scoppia la polemica sul bando annunciato dal ministro PD Boccia e dal presidente dell'ANCI De Caro per reclutare 60.000 assistenti civici a cui affidare parte del monitoraggio del rispetto delle misure anti-Covid decisa per la fase 2. L'operazione non convince il Movimento 5 Stelle a definirla una fuga in avanti del ministro Boccia e il sottosegretario ai rapporti con il Parlamento Castaldi. Per noi cittadini devono controllare quello che faranno i politici, non quello che fanno altri cittadini. Tra i parlamentari del Partito Democratico, il primo ad avanzare perplessità, Matteo Orfini, con un post su Facebook: si apri i locali nei luoghi dove ci sono i locali e le persone ci vanno. Se non vuoi che ci vadano o vuoi che ci vadano in numero limitato, organizzi prima l'afflusso, modalità e controlli. Non servono assistenti civici, servono ministri che facciano i ministri e amministratori che facciano gli amministratori. Dalle parti dell'opposizione, il portavoce di Forza Italia Mule bolla il provvedimento come l'ennesima pagliacciata del governo. La leader di Fratelli d'Italia Meloni parla di deriva autoritaria. Troppe perplessità dunque che hanno spinto fonti del Ministero degli Affari Regionali a chiarire: nessuna vigilanza, ronda o sentinelle anti-spritz. In caso di assembramenti non potranno chiedere i documenti, ma solo segnalare i vigili o alle forze dell'ordine. Precisazioni arrivano dal sindaco di Bari, presidente ANCI De Caro. Svolgeranno attività che i volontari hanno svolto in questi mesi tenendo in piedi le nostre comunità. Il Viminale fa sapere di non essere stato informato di nulla. Le decisioni assunte senza preventiva consultazione del Ministero dell'Interno per l'istituzione della figura degli assistenti civici in relazione alle misure di contrasto anti-Covid non dovranno comportare compiti aggiuntivi per prefetture e forze di polizia. Si apprende da una nota del Dicastero guidata da Luciana Lamorgese.